Buon pomeriggio, io sono Marco Motta, è un piacere per me darvi il benvenuto a questo secondo appuntamento del 2010 con chiaramente Scienza, il 22esimo ormai di questa importante tradizione degli appuntamenti di chiaramente Scienza organizzato dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Nel filmato che abbiamo appena visto abbiamo cominciato a vedere qualche regola di base per prendere le nostre decisioni quotidiane. Il tema dell'incontro, infatti, di oggi è diete e integratori alimentari. E penso che, come a me, anche a voi il tema interessi parecchi, vi vedo numerosi e vi ringrazio per essere venuti, perché è appunto un tema che ci tocca da vicino, che mette in gioco le nostre scelte quotidiane. Il nostro rapporto con il cibo è un rapporto antico che affonda nel nostro passato evolutivo, però nell'ultimo secolo è cambiato radicalmente per l'abbondanza degli alimenti a disposizione, per la loro diversità. E quindi ogni giorno, più volte al giorno, ci troviamo di fronte a quello che un libro fortunato di qualche anno fa ha definito il dilemma dell'onnivoro, un libro di Michael Pollan. Che cosa mangio oggi, stamattina, oggi a pranzo, questa sera? In base a cosa decido? Magari spesso non decidiamo, magari qualcun altro decide per noi, oppure decidiamo inconsciamente, però ci troviamo di fronte a questa scelta. E la differenza è che negli ultimi decenni la scienza ha cominciato a darci una mano e ci fornisce degli strumenti per poter prendere più consapevolmente queste decisioni. E questa deve essere un'occasione, questo pomeriggio, questo incontro, per pensare un attimo, riflettere su come noi decidiamo, sul regime alimentare che scegliamo, in base a cosa decidiamo. I nostri due eminenti ospiti di oggi ci aiuteranno a capire, fanno parte di quella comunità di ricercatori che si sono impegnati proprio a analizzare i componenti nutritivi e i regimi alimentari delle nostre diete e aiutarci a capire meglio come prendere queste decisioni. È importante perché, brevemente, perché il rapporto tra cibo e salute è diventato sempre più determinante. Lo sapevano già gli antichi. Chi di voi, ci sono tanti ragazzi qui in sala, studia latino, o chi l'ha studiato, insomma, capirà il senso di questo detto latino: plures necat gula quam gladius. Ne uccide di più la gola che non la spada. E quindi già sin dall'antichità si sa che il rapporto col cibo può essere pericoloso se non indirizzato sul binario giusto. E allora, per capire quali sono le vere modalità per mantenere una dieta corretta e scegliere un regime alimentare adeguato, Carlo Cannella, che è l'ospite alla mia sinistra, che è docente di scienze dell'alimentazione nella facoltà di medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma, è anche presidente dell'INRAN, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la nutrizione, è anche un volto noto, vi sarà capitato di vederlo forse dagli schermi di Superquark o di qualche altra trasmissione televisiva, ci aiuterà a capire quali sono i parametri che dobbiamo tenere in mente quando scegliamo la nostra dieta, i nostri regimi alimentari. Anche perché questo è il periodo, la primavera, insomma, l'avrete visto anche nelle riviste, in giro, nelle pubblicità, in cui fiorisce, diciamo, la proposta di diete. Tutti sono a caccia di una migliore forma fisica in vista dell'estate. E tutti ci domandiamo, ci interroghiamo su come perdere peso, tornare in forma o comunque, insomma, raggiungere un benessere, una condizione fisica migliore. Allora, come si sceglie la dieta, il regime alimentare da seguire? Spesso è difficile orientarsi, talvolta può diventare quasi un boomerang la scelta che si fa. Carlo Cannella ci aiuterà a capire quali sono appunto le cose di cui tenere conto. Lo dicevamo appunto, siamo bombardati, no, da queste informazioni che ci arrivano da molte fonti, da molti canali e che ci suggeriscono questo o quell'alimento piuttosto che appunto stile di vita. E sicuramente una parte importante negli ultimi anni l'hanno acquisita anche gli integratori alimentari. E probabilmente in quell'orizzonte che è tipico della nostra società, delle nostre società avanzate, in cui il benessere non è più soltanto, tra l'altro, assenza di malattia, ma è anche qualcosa in più, è una ricerca di uno stare bene che va oltre e si cerca di completare nella maniera ottimale il proprio profilo, anche alimentare. Allora, i recenti dati dell'anno scorso dicono che 3 italiani su 10
usano integratori alimentari, vitamine, minerali, probiotici. Quando servono davvero? Come vanno scelti? In che dosi soprattutto vanno assunti? Paolo Spinella, che è qui alla mia destra, è un medico di formazione, insegna alimentazione e nutrizione umana alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, si occupa anche di medicina dello sport. Concentrare il suo intervento proprio su come definiamo che cos'è un integratore alimentare e come dobbiamo comportarci di fronte alla scelta, quando servono davvero. Questo incontro di Chiaramente Scienza, come tutti gli altri, vuole essere, lo dicevamo anche all'inizio, un'occasione di dialogo con gli scienziati, per cui vi invito sin da adesso a mettere da parte, man mano che daremo corso ai due interventi, a mettere da parte gli interrogativi, i dubbi, le riflessioni che sicuramente vi sovverranno, perché appunto il tema di oggi ci chiama in causa da vicino. Basta pensare a quello che abbiamo mangiato oggi, a delle cene magari che abbiamo fatto recentemente, insomma, occasioni di riflessione e di spunti ce ne sono. Io non voglio rubare altro tempo ai nostri ospiti, per cui lascio subito la parola al professor Carlo Cannella. Buonasera a tutti. Innanzitutto devo ringraziare la struttura che ci ospita, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. È una realtà che io non conoscevo, mi compiaccio, è una bella realtà nella quale oggi noi siamo qui per tentare, in un sistema di comunicazione, di dialogo, di fare anche quella che io chiamo cultura, cioè di aumentare le informazioni che ci arrivano, perché giustamente chi mi ha presentato e chi ha introdotto questo incontro ha cercato di mettere in evidenza perché oggi siamo così interessati a quello che mangiamo. È vero che abbiamo tanto cibo, ma perché c'è questo interesse? Vi siete chiesti? Io quest'altro anno faccio 25 anni di cattedra sulla scienza dell'alimentazione. Vi posso dire che 25 anni fa la situazione non era questa. Perché non era questa? Perché c'era un minore interesse e quando si parlava di dieta la gente pensava, ecco, al clinico che ti doveva fare una restrizione dietetica. Oggi tutti sapete che dieta invece significa che cosa? Stile di vita, che è un insieme tra abitudini alimentari e modo in cui io gestisco la mia giornata, le mie attività. Perché si mangia per vivere. E le nostre condizioni di vita si sono modificate drasticamente, nel senso che tutti tendiamo a essere un po' più sedentari. Io lo racconto ai miei studenti. Io abito sempre allo stesso posto. Quando ero studente, dico come voi, mi facevo tutti i giorni quattro volte casa-università, a piedi. E quindi camminavo 40 minuti ogni giorno, a passo anche abbastanza svelto. Chi è che oggi cammina per 40 minuti? Nessuno, pochissimi a Venezia. Non lo dite a me che io ho la mia piena moglie veneziana, abitava qui a Ponte dei Pugni e ogni volta che venivo qui a Venezia, scarpe comode perché si facevano tanti di quei chilometri e quindi sono cambiate le nostre abitudini. Le scuole, quante scuole hanno le palestre? Questa è una mia domanda a martello che faccio sempre. E chiedo alle industrie, se volete fare quella pubblicità, quell'educazione, perché non aprite palestre nelle scuole? L'ho detto anche al signor Ministro, è dall'88 che sollecito il Ministero della Pubblica Istruzione ad avviare all'attività fisica. Invece noi abbiamo trasformato tutti gli scantinati in palestre, dappertutto, a Roma, da altre parti, e poi ci mancano i parcheggi. Vabbè, io vorrei cercare di capire con voi perché, ecco, questa nostra scelta, lui ha detto due cose importanti. È cambiato il nostro rapporto con il cibo e la scelta non è più così libera
come era 25 anni fa. Se io riuscissi e riuscirò a spiegarvi questo, io esco da questa sala molto più soddisfatto. Allora, noi quando cominciamo a mangiare, che facciamo? Ci attacchiamo al petto di mamma. Sta tutto lì, esce fuori, tranquillo, e poi è mamma che ci svezza, ci dice quello che dobbiamo mangiare. Se ciascuno di noi fa un playback e torna indietro, si ricorda che il suo gusto, le sue abitudini alimentari si sono formate perché mamma piano piano ci ha portato dal latte materno a mangiare tutti i cibi. L'uomo è un onnivoro. Ecco che allora le fanciulle che fanno le spiritose e diventano vegetariane, ciascuna per una sua sensibilità, io ricordo che l'uomo è un animale onnivoro. E che è un animale onnivoro ce lo dice anche l'evoluzione. Basta che guardiamo la nostra dentatura come è fatta. Abbiamo i molari, i canini e gli incisivi, che hanno tre funzioni diverse. E gli animali erbivori non hanno i canini. Noi li abbiamo perché i canini servono a lacerare, gli incisivi a troncare, i molari a triturare. Quindi, ecco, noi abbiamo imparato piano piano e nel momento in cui mamma ci cambiava questi alimenti, ce li dava in funzione anche dei dentini che ci spuntavano. E allora ecco che noi piano piano abbiamo cominciato ad assaggiare tutti i cibi e abbiamo anche estrinsecato le nostre preferenze. C'è a chi piaceva questo, quell'altro, a chi non piace la ghiera d'uovo, a chi non piace la verdurina, a chi non piace quello, e allora pure a me non piaceva il riso con gli spinaci. Mamma era di Verona, ogni tanto però bisognava mangiare riso e spinaci, magari oggi me lo rifacesse. Ecco, chi ce lo rifà oggi sto riso con gli spinaci? Ce lo fa la busta di cibo già pronto. Avete capito? Cioè non c'è più la mamma, una dispensatrice al focolare domestico che ci fa, non a noi adulti, al bambino piccolo. Quindi il bambino piccolo oggi chi ha come educatore? Ha il televisore. È il televisore che gli fa l'educazione. È il capriccio che fa al supermercato che gli fa scoprire la confezione multipla di merendine. È perché non è che un bambino un certo giorno se n'è andato al supermercato e ha detto oggi mi compro il sacchetto di patatine, le merendine e il ketchup. E poi lo condanno, no, non lo devi mangiare perché fa male quello. E intanto fino a ieri la pubblicità gli diceva che quello andava bene. Non so se il bambino si è mai chiesto, ecco, a me proprio stamattina una giornalista mi ha detto, dice, ma la nostra colazione è, dico, è latte e pane. Dice, i cereali dove li mette? Dico, i cereali sono americanata. Li ho dati io da mangiare a mio figlio, perché non gli volevo far mancare l'ultima cosa, ma è dire che noi facciamo colazione con latte e cereali. E dico, ma lei lo sa quel cereale per diventare così croccante, così buono? Che processo tecnologico, che impoverimento! Ecco perché poi, non perché quella ditta ci vuole bene, gli ci mette tutto quel ferro, le vitamine, le cose. Perché se venite in laboratorio con me e poi vediamo quant'è la digeribilità di quell'amido, che cosa ci è rimasto da quel trattamento termico che lo fa diventare quel fiocco croccante, noi ci rendiamo conto che quel cereale soddisfa il nostro edonismo, perché mangiare è anche gratificazione sensoriale. Però, e poi vogliamo il nutrimento. Ecco che poi il collega vi parlerà degli integratori. Ecco, cosa si è perso? Allora, l'alimentazione è diventata sempre più importante perché la trasmissione dell'informazione non ci veniva più dalla nostra mamma, che è affidabilissima. Tant'è vero che oggi noi pensiamo illusoriamente che erano migliori i cibi della nonna. Al tempo della nonna mangiavi di tutto e di più quello che c'era, senza domandarti se era buono o meno, se era sicuro.
Io dall'altra parte vengo dal profondo sud. Quando sono andato a casa dei miei nonni, era arrivato il nipote da Roma e bisognava fare la bistecchina. E perché sennò il povero figlio non cresceva. A casa di mio nonno la bistecchina non c'era tutti i giorni. Perché mio nonno mi ha portato fuori, mi ha detto guarda, oggi c'è il macellaio aperto. Era un paese della Sicilia sperduto. E la sorella di mio nonno ha preso un bel foglio di giornale, ci ha messo la bistecchina e ce l'ha schiacciata sopra. È perché sennò si sporcava il tagliere. Queste cose sono indicative di come erano i cibi della nonna. Rimasti lì che facevano la muffa la grattavi e mangiavi tutto, perché non si buttava niente. E qualcuno mi viene a dire, ma oggi il cibo non è sicuro. Il cibo che mangiamo non è mai stato sicuro come oggi. Non è mai stato soggetto a controlli come viene controllato oggi. E allora ecco, quindi è cambiato il sistema con cui noi riceviamo l'informazione. Non è più una persona affidabile e che merita fiducia, ma è un sistema commerciale che ti dice mangia questo. E tu andresti a chiedere all'oste che ti vende il vino se il vino è buono? No. E noi invece come referente utilizziamo chi vende. E se voi andate a vedere, oggi che sono presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Alimenti e Nutrizione e devo dividermi tra difendere il consumatore e la qualità degli alimenti, vi ho fatto un sito, qualcuno è andato a vedere perché ha ricevuto il premio del marketing sociale, sapermangiare.mobi. E vi ho dato qualche pillolina, qualche suggerimento, illuminato da che cosa? Dalla ricerca, non dall'interesse commerciale. Perché se hai un interesse commerciale è finito. Mamma non ci ha mai avuto un interesse commerciale, voleva vederci crescere bene. Mamma non sapeva il risultato della ricerca, eppure aveva capito che la pasta e fagioli faceva bene, perché il pupo cresceva meglio. E che era meglio che si mangiava quello piuttosto che quell'altro. Nessuna mamma ha mai dato la frutta prima di mangiare. Qualche somaro si è inventato che la frutta poi fermenta, perché non sa che nello stomaco proprio non c'è un ambiente da fermentazione. E forse quelli che mangiano troppo dicono che c'hanno la pancia gonfia, come quando viene qualche paziente da noi e ci dice sai, io parlo mentre mangio e quindi mando giù aria. Io gli dico sì, se c'è qualcuno che mi dà la spiegazione come si fa a mandare contro la forza di gravità dell'aria in una cavità virtuale, si accettano scommesse, però lui ci crede. E bisogna rispettare la sua cosa. Ecco, allora, vedete, c'è un intreccio. Cambia il sistema di informazione, abbiamo una grande quantità di alimenti, ma questa grande quantità di alimenti che noi troviamo, per esempio, al supermercato, rappresentano una scelta fatta da chi? Chi è che sceglie? Sono io che liberamente scelgo nel panorama dell'offerta alimentare, o come quando entro in quel fast food dove o mangi il panino così o il posacco là o le patatine fritte? Ecco la mia scelta, ce l'hanno espropriata. È il primo atto fondamentale. Quando io devo cercare di spiegare a quelli che pensano di saperla, io conosco tutto sugli alimenti, va bene, allora stai zitto, vai in laboratorio. Perché l'alimentazione che cos'è? È l'uso che l'uomo fa degli alimenti. Quindi l'alimento è una cosa, poi noi li usiamo. E chi di noi quando mangia pensa a nutrirsi? Io no. Si mangia perché abbiamo fame, abbiamo appetito, perché stiamo insieme con gli amici, per socializzare, per consolarci, per provare emozioni. Ma a nutrirsi non ci pensa nessuno. E l'atto alimentare, e lo racconto soprattutto a quelli che stanno a
contatto con i malati, perché lì il cibo diventa proprio una medicina. C'è la scelta, la preparazione, la somministrazione. Vedete, sono tutte fasi pre-ingestive. Io lo guardo, ne sento il profumo, ne sperimento la consistenza, perché io sperimento la consistenza anche senza toccare il cibo. Io ho un pomodoro che lo vedo a occhio. 2 settimane fa stavo in Messico, ho mangiato i pomodori verdi, ma badate bene, non sono i pomodori verdi che conosciamo noi. Sono pomodori proprio che non diventano mai rossi. Buoni, profumatissimi. Però ce n'ho messa tanta. Perché mangiare un po'... Io mi aspettavo un gusto astringente, immaturo. Invece è buonissimo, profumatissimo. Ma non l'avevo mai sperimentato. Ecco, vedete, nella mia memoria, io sapevo che il pomodoro buono era quello rosso. E deve essere rosso maturo al punto giusto, non che maturo che schizza acqua. Ecco, allora, tutta questa fase pre-ingestiva, qualcuno ce n'ha mai parlato? No, ti parlano solo di sazietà. Io ai giovani dico, impariamo a saziarci di emozioni. Perché non c'è cibo che fa male. Paracelso nel 1500, il fondatore della tossicologia, che ha detto è la dose che fa il veleno. L'alimento più buono, anche il latte di mamma, se il pupo ne prende troppo, gli viene il male al pancino. E cosa c'è meglio del latte di mamma? Nulla. Si fa indigestione anche di quello. Può ingrassare il pupo anche se mangia troppo latte di mamma. E allora ecco che non c'è l'alimento, non è colpa dell'alimento, perché oggi vanno di moda le intolleranze. Tutti quando devono togliere un alimento diventano, io sono diventato intollerante. E il guaio che c'è la scienza medica pure che si prostituisce. È una prostituzione quelli che fanno le diagnosi inesistenti. L'ho pure denunciato in Consiglio Superiore di Sanità. Non si riesce. È troppo forte l'interesse. C'è gente che spende 250 euro per iniettarsi gli alimenti sotto cute, perché tutti quanti ci facciamo delle pere quando mangiamo, senza capire che abbiamo una barriera gastrointestinale, senza conoscere alcunché. Ma noi che facciamo scienza dell'alimentazione e fisiologia della nutrizione sappiamo bene che nella formazione del medico è una disciplina molto poco proposta e studiata. E poi però, quando c'è il camice bianco, diventiamo tutti che dire non lo so, diventa difficile, e pensiamo di dover sapere tutto, avere una risposta per tutto. Ecco come nascono le leggende metropolitane della frutta che fermenta nello stomaco, del grasso del maiale che fa venire i brufoli, di devi mangiare la frutta perché con la buccia lì, nella buccia c'è tutto. E che è un non senso, perché quella buccia è un involucro. Tu la crosta del formaggio la mangi? La carta con cui hai incartato? No, assolutamente. Anzi, se voi vedete come è fatto il frutto, di solito la buccia, mi capite subito col fico d'India e col cocomero, ma negli altri frutti la buccia è colorata, l'interno no. L'interno è bianco. E la buccia serviva, pensate a questo nostro progenitore, raccoglitore che se n'è andato in giro. La mela gliel'ha fatta scoprire Eva, ma tutto il resto... Come ha fatto? Vi siete mai chiesti? Ecco quell'esperienza nella quale ci ha guidato mamma, la nostra fiducia. Allora credo che abbiate capito che il nostro problema alimentazione è cambiato fondamentalmente perché
ormai la donna, gli abbiamo dato questa fregatura, l'abbiamo inserita nel mondo del lavoro. È essenziale per il menage familiare, ma non può essere sostituita né dalla tata né da altri. Perché allora, ecco, se c'è la tata extracomunitaria, il bambino prende abitudini, non che sia male, perché rispetto a tutte le abitudini alimentari, però si perde, ecco, noi parliamo di alimenti del posto, produzioni locali, chilometro zero. Ha ancora senso quando fin dalla prima infanzia il bambino... A scuola abbiamo visto sperimentazioni le più diverse, imposizioni di cucine etniche. Io mi sono molto interessato di refezione scolastica. Dobbiamo rispettare le esigenze degli altri, proporre dei piatti, ma non snaturare la nostra tradizione, la nostra cultura. La famosa dieta mediterranea, che poi il mio collega mi dice, tutti riconoscono che il sistema migliore di mangiare è il più protettivo. Ansel Keys negli anni 50 se ne è venuto via dalla sua America, si è venuto a risiedere nel Cilento, seguendo l'alimentazione mediterranea è campato fino a 100 e passa anni, e noi, a noi ci piace di fare l'americani, è più bello, è più tecnologico, però, ecco, perdiamo le nostre radici. Quindi la scelta alimentare, vedete che è influenzata dal mondo commerciale, dalle grandi produzioni, e dall'altra parte le nostre spese, si mangia per vivere. L'altro giorno in commissione unica dietetici e nutrizione c'era il collega che diceva, sì, ma nell'etichetta dovrebbero mettere che ti mangi quella pizza oppure fai mezz'ora di ginnastica. Ma noi mangiamo anche per vivere, dobbiamo soddisfare dei bisogni del metabolismo basale. Io consumo anche se non mi muovo, consumo poco, ma non possiamo dire che tutto quello che mangio è in funzione dell'attività che svolgo, perché il mio dispendio energetico per il 70% dipende dall'energia che io devo produrre per vivere. Certo che un tempo quando camminavamo, un tempo quando ci muovevamo di più, un tempo quando faticavamo. Oggi io, fronti imperlate di sudore per il lavoro, ne vedo poco. Molto poco. Vedo però con tristezza la mattina quando esco da casa, io abito a via 20 settembre, c'è qualche forsennato che si fa lo jogging nel traffico romano. Ecco, queste sono le aberrazioni, perché poi arriva affamato a casa, si mangia il panino e quell'ora di footing che ha fatto va in fumo. Abbiamo perso, ecco qui. Quindi le due piste che bisogna controllare, uno l'informazione alimentare. E qua non è che voglio fare la giustificazione, io ho lasciato un po' gli ultimi lavori in laboratorio, risalgono a parecchi anni fa, un po' perché uno diventa più importante, fa altre cose, ma poi perché ho scelto, quando nel 95 mi ha chiamato Piero Angela, ho cominciato a collaborare e ho capito che serviva una, diciamo, fonte di informazione che fosse scevra dall'interesse commerciale. Recentemente proprio all'Iran abbiamo fatto un'indagine, soltanto il 15% dell'informazione al consumatore è fatta da enti di ricerca, il rimanente 85% è tutta pubblicità. E badate bene, una recente indagine del Censis mette in evidenza che noi consumatori lo sappiamo che la pubblicità mente, ci dice cose non vere, però stiamo al gioco, perché se non ci fosse tutto quell'investimento in pubblicità, noi sappiamo che non avremmo tante belle trasmissioni, la carta patinata, tutte quelle sollecitazioni che ci piacciono. E quindi è un gioco delle parti.
ci sappiamo garbatamente far prendere in giro come l'ultima. Entro in farmacia, l'addome scolpito, bello, di un giovane, con le bustine. E la signora che si mette la crema sulle cosce va a letto e perde la cellulite. Ci piacerebbe. Non ci sentiamo presi in giro? Allora ecco, nella dieta del perché mangiamo, mangiamo di tutto, mangiamo con moderazione, cerchiamo di capire che non esiste neanche il latte di mamma, è un alimento completo. Perché poi mamma dopo 4 mesi comincia, perché il pediatra dice, signora guardi che gli finisce il ferro al bambino, c'ha bisogno delle vitamine, e allora comincia lo svezzamento. E quindi quando mi arriva la signora che mi dice, io tutti i giorni a pranzo mangio un vasetto di yogurt e 2 biscotti, e io gli dico, non sei stufata? Questo mangiare monotono. Questo assegnare a un cibo poteri salutistici. E il guaio è che è difficile. Adesso l'EFSA è arrivata, sono stato molto contento. L'EFSA è l'European Food Safety Authority. Guardate bene, noi abbiamo l'autorità europea. Voi lo sapete che non esiste ancora l'autorità italiana. È una vergogna. Sono anni, però significa che in quel consesso non c'è nessun italiano che difende la nostra tradizione. E diciamoglielo che prima di fare i ponti, le centrali, forse avremmo bisogno di qualcuno che difende la nostra tradizione alimentare e che non si difende, badate bene, con gli isterismi che sentiamo ogni volta bloccando la ricerca, perché mi ha fatto piacere il nuovo ministro dell'agricoltura sugli organismi geneticamente modificati. Ha detto mi sta bene la politica del governo. Poi ha fatto la stessa mia dichiarazione. Però non si può bloccare la ricerca. Bloccare la ricerca significa farsi superare dagli altri. E non capirci, non saper dare spiegazioni, anche perché se degli OGM deve parlare Mario Capanna o qualche altro insipiente, siamo caduti veramente in basso. Chi vi parla nei lontani anni 90, quando era presidente dei Verdi la Francescato, in uno dei primi convegni, tanto non so che poi me la chiedete gli OGM, la Francescato diceva, ma i geni scappano, i geni saltano. Ho detto, guardi Presidente, non scappano perché non stanno in galera, non saltano perché non hanno le gambe, ma lei cos'è un gene? Lo sa? Silenzio di tomba. Ecco, parlo a dei giovani, non straparlate mai di cose che non sapete. Perché poi, ecco, non è cultura, è proprio, veramente quella è pattumiera quella e non è il cibo. Voi sapete, noi siamo arrivati al paradosso in un periodo in cui tutti noi sappiamo che c'è quasi 1 miliardo di persone che non ha di che mangiare, a intitolare del cibo spazzatura. Le patatine sono spazzatura? Ma sei scemo? Le patatine sono buonissime. Noi siamo talmente vigliacchi da chiamare spazzatura perché nessuno di noi mangerebbe spazzatura. Perché così ce ne teniamo lontani. Così come io divento intollerante da un cibo, con tutto il rispetto per i celiaci e per altre intolleranze serie, ma nella stragrande maggioranza sono delle accondiscendenze del mondo medico per cercare di accontentare il paziente e migliorare il suo benessere, ma non sono delle
situazioni allarmanti. E allora, ecco, vedete, fare cultura significa capire, informarsi, cercare quali sono i motivi. Io credo che oggi l'interesse per l'alimentazione è perché abbiamo perso fiducia in un sistema che invece ci dava fiducia, era la mamma. Abbiamo perso fiducia in un sistema di produzione perché nella stragrande produzione di cibo gli inconvenienti nella catena alimentare hanno messo ha scoperto le nudità del sistema, era un sistema che si era molto certificato a parole e poco a fatti. Abbiamo una grande ansia nei confronti del cibo perché di fronte alla grande disponibilità dovremmo esercitare l'autocontrollo e invece vorremmo che l'autocontrollo è il cibo che mi fa male. È il cibo che manca di questo, perché se il cibo manca di questo, allora poi ecco c'è quello che ti dice l'integratore. E io adesso lascio la parola al mio collega che vi spiegherà cosa significa integrare l'alimentazione. Grazie. Grazie a Carlo Cannella per averci illustrato con tanta vivacità e anche molto buon senso quali sono le riflessioni che dobbiamo fare quando ci stiamo mettendo a tavola. Ora la parola passa a Paolo Spinella che appunto ci racconta e ci spiega un po' cosa sono gli integratori alimentari o cosa non sono, adesso lo scopriremo e a cosa dobbiamo fare attenzione quando ci troviamo di fronte ai suggerimenti di adottare, di utilizzare integratori alimentari. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Io ringrazio gli organizzatori, l'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arte, il professor Danieri in particolare per l'invito. E ringrazio anche il professor Cannella che con la panoramica ampia che ha fatto mi ha spianato un po' il terreno sulle cose che mi tocca dire. È un argomento di attualità, forse di troppa attualità, molto ostico e che mi devo aiutare con un PowerPoint perché siccome devo parlare anche di qualche ambito di legislazione normativo è opportuno che guardiate anche qualcosa. Io dovrei chiarirvi le idee, se alla fine della mia chiacchierata riesco a non confondervi, credo di aver ottenuto il mio scopo. Integratori alimentari, moda salutista o necessità fisiologica? Sono sempre utili? Per chi ed in che circostanza possono essere indicati? Gli effetti sono sempre salutari? Possono essere dannosi? E dulcis in fondo, che cosa sono? Evidentemente se queste domande io me le pongo e le pongo in termini di discussione è perché io non ho una risposta completa a questo, al momento. Cominciamo dall'ultima. Io non so che cosa sono, so però che cosa non sono e questo ve lo posso dire. L'integratore alimentare non è un medicinale, non è un alimento dietetico, non ha fini dietetici specifici e non ha finalità mediche. Questo deve essere assolutamente chiaro. Non c'è una normativa specifica che regolamenti la materia in tutti i paesi europei allo stato attuale. L'integratore alimentare deve sottostare pertanto a quelle che sono le leggi sugli alimenti e deve astenersi dal riportare qualsiasi indicazione medica oppure dietetica. Non ha limiti di dosaggi, non essendo un farmaco, imposti per disposizione legislativa, ma ha l'obbligo di attenersi a quello che si chiama principio della non tossicità, che equivale a quello della precauzione, se vogliamo essere sinceri, che è un ottimo sistema da un punto di vista etico, però da un punto di vista tecnico non ci aiuta granché. Anche io ho qualcosa di critico da dire. In Italia non esiste un sistema di monitoraggio specifico ufficiale per gli eventi avversi legati al consumo di integratori alimentari. Negli Stati Uniti, che pure ne fanno un uso marcatamente
superiore al nostro, ma da anni e anni il registro esiste invece. La legislazione sugli integratori alimentari recente, quella che è nostra italiana, risale al 2004 ed è l'attuazione di una direttiva europea. Già prima avete sentito che c'è un'agenzia europea e non c'è un'agenzia italiana. Molte direttive vengono emanate a livello europeo, poi gli Stati li devono recepire. E questa è del 2002, questa direttiva è stata recepita nel 2004 dal nostro ordinamento. E definisce: ai fini del presente decreto si intendono per integratori alimentari i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze, aventi un effetto nutritivo fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti in forme predosate. È virgolettato ed è la legge che lo dice. Non è che sia totalmente chiaro, a dire il vero, questo punto. I termini complemento alimentare o supplemento alimentare, che sono usati anche questi, sono da intendersi come sinonimi di integratore alimentare nell'ambito della nostra legislazione. Per forme predosate di si intendono quelle forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flacone a contagocce o altre forme simili di liquidi e di polveri destinate ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari. Apporto di vitamine e di altre sostanze, in attesa di adozione di specifiche disposizioni comunitarie, i livelli ammessi di vitamine, minerali e altre sostanze sono definiti da linee guida sugli integratori alimentari pubblicate dal Ministero della Salute. Attenzione a questi punti. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, ne fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. Fermo restando le disposizioni del decreto legislativo, l'etichettatura deve avere alcuni elementi obbligatori. Il nome delle categorie di sostanze nutritive o di altre sostanze che caratterizzano il prodotto o un'indicazione relativa alla natura di queste sostanze, la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera, un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera, in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo, l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. L'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età, l'effetto nutritivo fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti, in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori. E qua è un punto discutibile. Sempre sull'etichettatura, la quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo fisiologico contenuta nel prodotto è espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato di questa legge, che è un 4 o 5 fogli che non vi ho stampato. Altro punto chiave, la pubblicità. Nel caso di integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici, voi vedete, sapete, andate in una qualunque farmacia, in un'erboristeria, in un centro commerciale, in una parafarmacia, dappertutto, trovate dei cartelloni pubblicitari che propagandano determinati prodotti che fanno calare di peso e poi magari in piccolissimo sotto c'è scritto che possono essere utilizzati nell'ambito di un regime dietetico ipocalorico e facendo l'attività fisica. Ora capite bene che se fate le ultime due cose che ci sono scritte sotto in piccolissimo, forse non è più importante quello che c'è scritto sopra a nove caratteri cubitali. Non è consentito in alcun modo fare riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguente al loro impiego. Per gli integratori di cui sopra, i messaggi pubblicitari devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.
Ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione. La pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze, comunque naturali, non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati. Attenzione, non tutto quello che è vegetale è sanissimo e non tutto quello che è naturale è sano. Non confondiamo i termini, perché ci sono delle ottime erbe che ammazzano le persone, storicamente, e delle ottime cose naturali. Anche i germi sono naturalissimi, il Vibrio colere è naturale. Produzione e confezionamento. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere effettuata in stabilimenti che sono autorizzati e di cui c'è una lista dal Ministero della Salute. Le sanzioni per le violazioni sono da un minimo di 2.000 a 20.000 euro. Ora, questo vorrei che fosse caratterizzato. Le sanzioni sono di tipo amministrativo. E le quote che vedete sono queste. Poi qualche nota critica la faremo rispetto a questo aspetto particolare. I prodotti immessi sul mercato etichettati prima dall'agosto 2005 sono stati, che non fossero conformi a quanto stanno dicendo, potevano continuare fino al 31 di dicembre del 2009. E così hanno fatto. Attenzione, altra nota delicata, l'immissione in commercio. Come si fa a mettere in commercio un integratore alimentare? Basta notificarlo al Ministero della Salute. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto, l'impresa, l'industria, la casa che produce, è interessata, ne informa il Ministero della Salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzato per tale prodotto. Si chiama notifica o notificazione. Il Ministero della Salute, per favorire una corretta informazione e salvaguardare un adeguato livello di tutela sanitaria, ha la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di prescrivere delle modifiche per quanto concerne l'etichettatura, nonché l'inserimento nella stessa di apposite avvertenze, qualora lo ritenesse. Qualora il Ministero della Salute ritenga che i prodotti di cui il presente decreto presentino un pericolo per la salute, ne dispone il divieto della commercializzazione. Per commercializzare in Italia un integratore, pertanto, basta notificare al Ministero della Salute la venuta messa in commercio di un prodotto che riporti sulla confezione e la composizione, non riporti indicazioni legate a patologie e cure, mentre è accreditata la dicitura consigliata per stati carenziali o aumentati fabbisogni, cosa che c'è scritta piuttosto spesso. Ecco, chiusa questa parte tecnica, adesso diciamo qualcos'altro. Io vi ho portato qua un dato che risale al 2004, un dato ufficiale però, della letteratura, degli Stati Uniti, per dirvi che non è una cosa degli ultimi anni, voglio dire. C'è sempre stata negli Stati Uniti, prima che in Italia, adulti che fanno quotidianamente uso di integratori vitaminico minerali negli Stati Uniti, vedete che evoluzione negli anni fino a un'ultima rilevazione che è questa, 33,9% degli adulti. Com'è la situazione in Italia? Ho tratto questi dati da Farmacia News del dicembre 2009. Il mercato degli integratori alimentari non conosce crisi, titola. Fatturato, quella bella cifra che vedete lì, 1.499 miliardi di euro, con un incremento del 12,5% rispetto al 2008. Al primo posto della motivazione d'acquisto c'è una generica ricerca del benessere psicofisico, 46,1%, ma c'è anche un'alta percentuale che li assume come risposta a specifiche esigenze di salute, 42,8%. Ai primi posti delle vendite, fermenti lattici, multivitaminici, dimagranti, acquistati prevalentemente in farmacia. Ma sapete molto meglio di me che non si acquistano solo in farmacia, ci sono delle rivendite, degli store, ci sono parafarmacie, ci sono centri commerciali e c'è internet, su cui metto 12 punti interrogativi, poi ci ritorneremo, c'è internet. Altro ambito, lo sport, dove sono stati particolarmente utilizzati. Integratori alimentari per lo sport, prodotti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi. Questa circolare, che era quella del ministro, se non ricordo, Storace,
del 2005 è stata abrogata ed aveva questa classificazione finalizzata all'integrazione energetica con minerali integratori idrosalini, finalizzata all'integrazione di proteine, finalizzata all'integrazione di amminoacidi, combinazione dei prodotti succitati. La nuova circolare, che è recente, quindi del 5 di novembre, li chiama prodotti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi e li classifica in prodotti energetici, concentrati proteico-amminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato, l'azoto è l'elemento caratterizzante le proteine per intenderci, prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione, altri prodotti specificatamente adattati. Per quale motivo vengono utilizzati in ambito sportivo? Proviamo a vedere, per aumentare la massa muscolare, per ridurre il grasso, per aumentare la forza, per avere un'azione energetica. In alcuni integratori, in un mare di integratori, c'è la frase hanno una funzione, un'azione pro-energetica. Per favorire l'utilizzo dei lipidi, per favorire il recupero a seguito dell'attività fisica, a seguito dello sforzo. In ultimo, per ritardare l'invecchiamento. Per alcuni anche, credo, per impedire l'invecchiamento. Abbiamo sentito ultimamente che ci sono prospettive molto lunghe, 120 anni, dicono. Non so se solo in alcune zone del paese particolari o se è una cosa diffusa. Quali sono i claims? I claims sono le pubblicità, gli effetti pubblicizzati a livello di integratori presportivi. Voi vedete qua una lunga serie. Proteine aumentano la massa muscolare, creatina aumenta la massa muscolare e migliora le prestazioni di potenza. Questi sono gli effetti pubblicizzati. Gli amminoacidi ramificati, che vedete qua in sigla, branched chain amino acid, effetto anabolizzante, miglioramento della prestazione, ritardo della fatica. Questi sono anche in internet, se voi andate a guardare, c'è un mare di questi prodotti di cui non si sa nulla in termini di confezionamento e di cosa ci sia dentro. Cromo potenzia gli effetti anabolizzanti dell'insulina, arginina, lisina, ornitina stimolano gli ormoni anabolizzanti, acidi grassi, gammorizanolo, antiossidanti, protezione del muscolo dallo stress ossidativo. Questo non solo negli sportivi, nella popolazione generale hanno un successo particolare in questi ultimi anni. Magnesio favorisce la crescita muscolare e la forza, carnitina migliora l'utilizzazione dei grassi come substrati energetici. Attenzione però, io qua, anche se in inglese ma si capisce molto bene, se no possiamo tradurlo. Vedete, questi numeretti qua sopra sono voci bibliografiche, quindi non sono cose che mi sogno, ci sono i riferimenti bibliografici su cui poter andare a guardare. E le ragioni menzionate dagli adolescenti, visto che qua siamo in mezzo ai giovani, io ho voluto portare questo aspetto qua, perché usano o perché vanno alla ricerca di supplementi dietetici. Vedete, nell'ambito atletico, nell'ambito sportivo, guadagno di massa muscolare, migliore performance, migliore attività fisica, ritardare la fatica, supplementazione verso un regime dietetico inadeguato, un ruolo culturale in alcuni sport, superare i limiti della capacità fisica che si ottiene solo con gli alimenti, raccomandazione fatta da amici o dagli allenatori, dai coach, informazione sull'uso di supplementi da altri competitori, disponibilità diffusa in drugstore e store specializzati, e anche la raccomandazione che sono naturali i supplementi, liberi quindi da effetti dannosi o da effetti collaterali, e che aumentano pertanto muscolatura, forza e resistenza, pertanto una indicazione così all'uso di questo tipo di sostanze. Oltre alla prevenzione delle malattie e al miglioramento del sistema immunitario. Queste sono le ragioni. Attenzione. Queste però invece sono, e anche qua ci sono le voci bibliografiche, gli effetti menzionati e gli effetti documentati da studi. Ora, se voi fate una piccola excursus da sopra a sotto, trovate little evidence per le proteine del siero di latte, come supplementi proteici ai fini di un miglioramento della sintesi proteica muscolare,
piccola evidenza per l'albumina, una sottolineatura della creatina, che è un derivato aminacidico e che viene utilizzato prevalentemente negli sport a componente anaerobica, brevi ed intensi e ripetuti, e che quindi sfruttano la creatina fosfato, i radicali fosforici di deposito, che deve essere ricostruito. E quindi negli sport brevi e intensi. Tutti gli altri, gli aminoacidi ramificati, piccole evidenze, tutti gli altri non documentata. Quindi questi sono lavori pubblicati e questi sono i titoli dei lavori pubblicati e gli autori per chi volesse verificare. L'ultima circolare che è venuta fuori credo che avesse l'intenzione di fare chiarezza in qualche modo ed era linea di demarcazione tra integratore alimentare, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali, criteri di composizione di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. Qua state un pochino attenti perché ci sono alcuni aspetti interessanti. Alla luce nella circolare, alla luce del complesso quadro legislativo delineato, sì, nel settore alimentare si ritiene opportuno dare una indicazione agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo per una corretta interpretazione delle norme specifiche sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, quelli addizionati ai vitamini e minerali, gli integratori ai fini del posizionamento normativo di tali prodotti. Attenzione, in linea generale, per poter essere considerato dietetico, un prodotto deve presentare sul piano nutritivo una composizione appositamente ideata per far fronte alle specifiche esigenze di una fascia particolare di consumatori, quando solo questa può trarre benefici dal suo consumo e non l'intera popolazione, che al limite potrebbe arrivare ad averne anche degli svantaggi. A tal fine la sua composizione deve essere nettamente distinta da quella dei prodotti analoghi di uso corrente o esistenti per effetto di un adattamento nutrizionale significativo alle esigenze nutrizionali particolari. In alcuni casi un prodotto dietetico può rappresentare l'intera razione alimentare. Sui criteri per la destinazione selettiva di un prodotto come dietetico si considerano i seguenti esempi. Se c'è una pasta senza glutine, quindi per i soggetti che hanno l'intolleranza al glutine, i celiaci, non apporterebbe questa alcun beneficio ad un consumatore non intollerante a tale sostanza. Mentre, facendo un altro esempio, se c'è un prodotto con una componente in amminoacidi che priva di un amminoacido essenziale come la fenilalanina, per un consumatore che non ha una malattia metabolica del metabolismo degli amminoacidi, che si chiama fenilchetonuria, sarebbe uno svantaggio perché gli si toglie un amminoacido essenziale. Chiaro? Alla luce dell'evoluzione normativa che ha portato all'inquadramento autonomo degli integratori alimentari, che quindi sono stati posti, per quanto riguarda la nostra evoluzione normativa, un po' a lato dagli alimenti, hanno una loro configurazione più particolare, prodotti presentati in capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili non risultano inquadrabili tra i dietetici, in quanto non rappresentano dei succedani di alimenti di uso corrente specificatamente adattati ad esigenze nutrizionali particolari. In definitiva, vanno considerati integratori quei prodotti concentrati in sostanze nutritive e fisiologiche che, essendo presentati in capsule, pastiglie, compresse, pillole simili destinate ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari, non hanno un impatto significativo sulla razione alimentare in termini di energia, cioè di apporto energetico. Peraltro, la marginalità di detto impatto consente di non assoggettare gli integratori al criterio dei profili nutrizionali del regolamento, cioè quale garanzia della qualità nutrizionale complessiva dei prodotti che sono oggetto appunto di queste claims. Di conseguenza, prodotti considerati precedentemente come integratori energetici ed integratori proteici ad impatto però calorico significativo vanno esclusi dal campo di applicazione della norma sugli integratori alimentari. Su questo ci sono molte discussioni perché prodotti tipo propoli, miele o altre cose sono stati da questo punto di vista caratterizzati. Si fa riferimento in particolare a barretto, a prodotti in polvere contenenti anche vitamine e minerali che con la quantità di assunzione consigliata apportano quantità significative di energia da proteine, carboidrati e grassi.
In linea orientativa, tali prodotti possono essere classificati come dietetici ove in possesso di una composizione distinta da quella degli alimenti di uso corrente ed idonea a far fronte ad esigenze nutrizionali particolari, come ad esempio quella degli sportivi. In mancanza di tale requisito, la collocazione ricadrebbe tra gli alimenti addizionati di vitamine e minerali nel campo di applicazione della legislazione del 2006. Nell'etichettatura al solito si richiama in presenza di claim sulla salute, va riportata sempre una dizione del senso del tipo il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Nel caso degli integratori, anche questo hanno previsto, dove è già prevista per l'etichettatura l'indicazione che il prodotto non sostituisce una dieta variata, ma manca l'altra, va aggiunta la seconda parte della frase con riferimento allo stile di vita sano. Ecco, questa parte legislativa, in qualche modo, che dovevo necessariamente caratterizzare, è finita. Adesso vorrei fare un paio di sottolineature di alcuni aspetti. Quant'è l'apporto di una vitamina o delle vitamine? Se ne parla, forse è il caso di farlo capire anche. L'apporto raccomandato rappresenta la quantità di vitamine che ingerita ogni giorno garantirebbe la copertura del fabbisogno quotidiano dell'insieme dei membri di una popolazione normale in buona salute, evitando i rischi di un sovraccarico. E già questa è una buona sottolineatura. Ciò significa che ci può essere il rischio di un sovraccarico, vero? Bene. L'apporto raccomandato non interessa dunque le disposizioni dietetiche o terapeutiche particolari richieste per le malattie del metabolismo ereditario o altre situazioni patologiche e non deve essere confuso con il fabbisogno di un individuo particolare. Definire un apporto raccomandato significa prendere un margine di sicurezza in rapporto alla nozione di fabbisogno. Tale margine è definito al meglio dagli esperti, e il professor Cannella ha sempre fatto parte di queste commissioni ministeriali che hanno lavorato al meglio su queste cose, è responsabile delle variazioni tra i valori fissati nei diversi paesi, perché ci sono realtà differenti. E con questo è inserito ad esempio nei livelli di assunzione raccomandata dei nutrienti, che sono i LARN, che le società preposte preparano per ogni stato. Pertanto, definiamo adesso il fabbisogno nutrizionale di vitamine. Il fabbisogno delle diverse vitamine varia in rapporto all'età, sesso, attività, stile di vita, condizione fisiologica, abitudini alimentari. Il fabbisogno nutrizionale è un concetto fisiologico che designa la quantità di ogni elemento nutritivo necessario al mantenimento dello stato di salute. Il fabbisogno di vitamine rappresenta dunque la quantità di ognuna di esse che bisogna ingerire perché la frazione assunta compensi esattamente le perdite giornaliere e permetta di mantenere costante ad un livello soddisfacente le riserve tissutali. Io aggiungo non solo quella assunta, quella assorbita e quella utilizzata. Voglio definire un altro concetto, che è quello di carenza marginale di vitamina o subcarenza o, come a me piace definirla, carenza funzionale. Nei paesi industrializzati riguarda gruppi di soggetti che presentano un momentaneo o prolungato aumento del fabbisogno a causa del loro stato fisiologico o patologico oppure del loro costume di vita e che hanno abitudini alimentari che rischiano di non soddisfare certi fabbisogni. Lo stato di carenza marginale può interessare più vitamine e può non manifestarsi mai clinicamente, perché poi vi farò vedere, quando c'è una carenza vera di una vitamina c'è patologia. Quando c'è invece una carenza marginale o una subcarenza, come quella di cui io sto parlando adesso, ci sono dei sintomi totalmente aspecifici che sono addebitabili a tantissime patologie o anche al nulla, anche alla noia volendo. Ad esempio a livello metabolico e immunitario, che può comportare un insieme di sintomi aspecifici come inappetenza, apatia, irritabilità, fatica, eccetera. Quando c'è carenza di vitamina ci sono patologie, vi ho detto. Quindi quando sento usare termini per cui si vanno a prendere dosaggio, megadose o pastiglione di vitamine perché ho una carenza vitaminica, bisogna capire di cosa si parla e soprattutto bisogna capire che si sta facendo un errore quando si usa questo termine. Non a caso io ho portato un esempio di una carenza vera di vitamina A e quindi di una avitaminosi, si chiama,
malattie da carenza di vitamina A, perché la carenza di vitamina A è quella più presente nelle popolazioni infantili del terzo mondo e ci sono milioni e milioni di bambini ciechi per carenza di vitamina A. E vedete che la carenza di una vitamina come questa comporta gradi diversi di patologia fino alla cecità. Quindi quando si parla di carenza bisogna stare molto attenti. A questo proposito, le megadosi vitaminiche per tutte le età, perché dal soggetto all'infante all'ultracentenario credo che ci siano formulazioni vitaminiche ormai, sono utili, sono inutili o sono dannose? L'uso di megadosi vitaminiche non trova giustificazione sul piano scientifico. L'eccesso di vitamine liposolubili, voi sapete che si distinguono in liposolubili e in idrosolubili. Liposolubili vengono veicolate all'interno dei lipidi, dei grassi, e quindi si depositano all'interno del nostro organismo nei grassi che noi abbiamo nel nostro organismo. L'eccesso di vitamine liposolubili, in particolare la A e la D, può depositarsi nei tessuti e provocare danno. L'eccesso di vitamine idrosolubili, invece, quelle vengono eliminate con i liquidi dell'organismo, prevalentemente con le urine. E qualche volta può anche essere dannoso. La vitamina C, ad esempio, in particolare, in certi soggetti che hanno magari, si chiama una diatesi ossalica, cioè la facilità a fare calcoli di ossalato di calcio, un eccesso di vitamina C può facilitare la formazione di calcoli. Ultimo aspetto, se ne parla, invecchiamento, stress ossidativo, radicali liberi. Sono molecole caratterizzate dalla presenza di un elettrone spaiato, parla agli studenti, che è responsabile della loro instabilità e reattività, quindi reagiscono molto con le strutture del nostro organismo e vanno alla ricerca di elettroni in maniera disperata. Vengono normalmente prodotti nel nostro organismo durante la reazione del metabolismo ossidativo e in presenza di ossigeno. Le specie radicali che così formate sono all'origine di quei processi ossidativi che danneggiano le membrane cellulari, il DNA e alterano i meccanismi di riparazione biologica. Qua ne vedete quattro di questi radicali liberi. Attenzione, noi viviamo in ambiente d'ossigeno, quindi normalmente siamo in contatto con, noi ci viviamo con l'ossigeno e che nel tempo qualche danno ce lo provoca. Sorgenti interne al nostro organismo di vario tipo, reazioni, vie metaboliche, peroossisomi, infiammazione, l'ischemia, ma voglio stressare un pochino l'ultimo, l'esercizio fisico strenuo. Quando c'è esercizio fisico a livelli elevati si producono più radicali liberi. C'è a quel punto forse l'esigenza da parte dell'organismo, che peraltro si difende benissimo, forse di sostenere questa difesa verso l'eccesso di sorgenti, l'eccesso di azione ossidante. Ecco perché si chiama stress ossidativo, tentando di correggerlo. Però ci sono sorgenti esterne di altra natura, dalla luce ultravioletta, come dicevamo prima, al fumo, alla radiazione, all'inquinamento ambientale, ai pesticidi, all'ozono, e possiamo continuare. Gli antiossidanti che cosa sono? E ce ne sono di vario tipo. E spiegano la loro attività esercitando un effetto di prevenzione nella formazione dei radicali liberi e o neutralizzando quelli già formati, evitando quindi i danni che sono date dalle perossidazioni a cui vanno incontro con le strutture cellulari, con le membrane. E il nostro organismo possiede dei meccanismi di difesa però dalle aggressioni ossidative, sia di tipo enzimatico, e qua ce ne sono tre esempi importanti, glutatione perossidasi, superossido desmutasi e catalasi, e di tipo non enzimatico. In quelli di tipo non enzimatico ci sono una serie di sostanze, sempre di più, che hanno funzioni in tal senso, dalle vitamine C ed E che si conoscevano, glutatione, ubichinone, l'acido urico che si conosceva, i carotenoidi, composti terpenici e fenolici, e questi, i fenoli, negli ultimi tempi sono stati particolarmente sottolineati e se ne trovano in molte frutti. Cito solo che c'è una sostanza, forse il professor Cannella in discussione potrebbe parlarne, che è il resveretrolo,
il resveratrolo che si trova nel vino rosso e che ha permesso ai francesi qualche anno fa di sostenere il loro paradosso francese, e cioè che pur mangiando tanti grassi, loro, quelli della zona del Bordeaux, avevano meno cardiopatie di chi mangiava gli stessi grassi, i danesi, perché loro bevevano il vino rosso. C'è qualcosa forse di vero, ma non è solo il vino rosso, e il vino rosso non ce l'hanno solo loro, ce l'abbiamo anche noi, voglio dire, anche importante. Solo che vedo ultimamente, mi è arrivata una pubblicità di un composto in cui una pastiglia di resveratrolo corrisponde a 15 kg di uva. Mi chiedo che tipo di prevenzione debba essere fatta per che tipo di soggetti. Questa è una bilancia ossidativa visualizzata. Da un lato ci sono i fattori di rischio che abbiamo preso in considerazione, dall'altro quelli che io prima vi ho fatto vedere, ce ne sono anche altri, il selenio ad esempio è chiamato in causa perché entra in complessi enzimatici molto importanti di difesa. Voi vedete che evidentemente questo bilanciamento ci deve essere. Se aumentano i fattori di rischio, forse c'è l'esigenza di correggere da questo punto di vista con qualche fattore protettivo in più. Ho finito, faccio delle puntualizzazioni conclusive. L'etichettatura e la pubblicità degli integratori alimentari non devono vantare proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura di malattie umane, mentre l'etichetta deve contenere alcune informazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte per i normali prodotti alimentari. Seconda puntualizzazione, le informazioni aggiuntive sono la dose raccomandata, un'avvertenza a non eccedere la dose, l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, la specificazione delle vitamine o dei minerali contenuti. Terza, non è ammessa l'informazione che l'etichetta è stata approvata dal Ministero della Salute, trasmessa al Ministero della Salute, ma il Ministero della Salute non approva. A differenza dei prodotti dietetici che devono avere l'autorizzazione alla commercializzazione, gli integratori alimentari possono circolare con una semplice notificazione dell'etichetta da parte della detta produttrice al Ministero della Salute. Se entro 90 giorni il Ministero non pone obiezioni, l'etichetta si intende approvata in base al silenzio assenso. In caso di contestazione, la ditta produttrice deve rispondere entro 30 giorni inviando l'eventuale documentazione, altrimenti la notifica si intende decaduta. Conclusioni. L'integrazione alimentare ha come finalità primaria la prevenzione della malnutrizione per difetto. Ulteriori obiettivi sono la presunta valenza salutistica nel promuovere il benessere fisico, ritardare l'invecchiamento, non opporsi all'invecchiamento, ridurre il rischio di sviluppare alcune patologie del benessere, quali quelle cardiovascolari e metaboliche, e alcuni sostengono alcune forme di neoplasia. Io ci metto un punto interrogativo. In tutto questo ci rientrano anche altri alimenti che sono il frutto delle tecnologie applicate. Ci sono nuovi prodotti, tra cui gli alimenti funzionali, in cui brillano i probiotici, con yogurt di vario tipo, con ceppi più o meno favorevoli per le finalità del benessere dell'organismo, i prebiotici, gli alimenti fortificati, i supplementati, gli arricchiti. Questi prodotti sono utilizzati anch'essi nell'ambito dell'integrazione alimentare, non sono definiti integratori alimentari, ma sono utilizzati nell'ambito dell'integrazione alimentare. Poi ci sono gli alimenti alleggeriti, quelli light. Non possono forse essere considerati nell'integrazione alimentare dal momento che la loro qualità è data dall'assenza di un nutriente. Quindi, sinceramente, un punto esclamativo quantomeno ce lo metto. Conclusione 2. Va detto con chiarezza e con forza che le indicazioni, i claims a sostegno dell'utilizzo dei tanti prodotti in commercio non sono quasi mai supportate da adeguate evidenze scientifiche. L'ha citata prima il professor Cannella e io la ricito, questa Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare che è l'EFSA. Recentemente, l'avete letto sui giornali, su 416 claims che hanno analizzato ne hanno bocciato 406, cioè ne hanno salvato una decina. Sono ancora più di 3.000 i dossier da analizzare e questa agenzia si propone di farlo entro il 2011. Se le percentuali sono queste, però, datevi la risposta da soli. I pareri però di questa agenzia vengono poi trasmessi alla Commissione europea e agli Stati membri che decideranno poi le indicazioni da autorizzare o meno. Terza conclusione, in nessun caso gli integratori possono sostituire o essere utilizzati in alternativa ad una corretta alimentazione.
la corretta alimentazione e questa splendida immagine, che credo si debba al professor Cannella in modo particolare, che io apprezzo molto anche per il taglio culturale diverso da quelle precedenti, e vorrei sottolineare come alla base ci sia alcune delle cose di cui ha parlato il professor Cannella, ma io stresserei solo questa: l'attività fisica. L'attività fisica alla base significa che deve essere distribuita nell'arco della settimana e possibilmente nell'arco della stessa giornata più volte. Noi siamo fatti per muoverci. Voi giovani siete fatti per muovervi. Non esiste una sedentarietà in giovane età. Io non credo che questo sia un'evoluzione senza ritorno. Io non so dove si debba tornare, ma spero che non sia questa la fase finale. Vi mostro questa immagine. Questi erano i ragazzini degli anni 50, questi sono quelli di quest'anno. Siamo brillantemente primi in Europa per obesità infantile e sovrappeso. Viaggiamo nell'ordine del 35%. Non è un bel primato. E io sostengo che la sedentarietà gioca più della iperalimentazione nel determinare questo. Lo sostenevo anche 10-15 anni fa. Qualcuno mi diceva che ero un eretico nel sostenere questo. Adesso credo che lo sostengano in molti. Anche perché se c'è un'infanzia attiva c'è anche un modo di essere sani che è particolarmente brillante. Voglio concludere con una vecchia conclusione. Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimenti ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute, diceva Ippocrate qualche anno fa. E io vorrei concludere con Abraham J. Simpson, è il nonno questo, per chi conosce i Simpson, che in un momento di poca lucidità dice: Ippocrate lo facevo vecchio, ma non così tanto. E in un momento invece di ritrovata lucidità, la sua, ma chi era questo Ippocrate?